Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio in un angolo della clausura, un percorso che Padre Pio faceva tutti i giorni per recarsi in sacrestia, per andare a confessare, per andare a celebrare la Santa Messa. Proprio qui, ai piedi di questo quadro della Madonna, di cui Padre Pio era innamorato, lui si fermava sempre qui davanti e recitava una preghiera, ecco, sostava ogni giorno, lo faceva. Vogliamo raccontarvi qui questo episodio che è accaduto nella vita di Padre Pio quando era fanciullo, Francesco Forgione, perché vogliamo raccontarvi quanto era innamorato Padre Pio della Madonna. Perché? Perché Padre Pio Capuano, nel suo libro con Padre Pio, come in una fiaba tra sogno e realtà, ci racconta quella che è stata la prima grande calunnia che venne perpetrata nei confronti di Padre Pio, nei confronti di Francesco, prima di entrare al noviziato. Prese tante botte dal suo maestro, Angelo Caccavo, ma ingiustamente. Padre Pio raccontava che stava aspettando una mattina che si aprisse la chiesa. Siccome faceva tanto freddo, fu invitato ad entrare in una casa vicina dove stavano delle fanciulle a lavorare. Aveva 15 anni, poco prima di farsi frate. Allora si sedette su di un banchetto e non si occupava affatto delle ragazze, però il figlio del padrone di casa, un suo compagno di scuola, riferì tutto al maestro, Angelo Caccavo, che Padre Pio, allora Francesco Forgione, aveva intrecciato una relazione amorosa con una fanciulla, figlia del capostazione, tramite corrispondenza epistolare e presentò così una lettera al maestro. Sentito questo, il maestro prese il giovane fanciullo Francesco, sapendo che doveva entrare in convento, prese una bacchetta e così lo cominciò a dare di santa ragione. Solo allora lo lasciò, ma con titoli come questi, Lazzarone, Sudicione, annulla valsero le parole di Francesco che si dichiarava innocente. Ma mentre tornava a casa, incontrò di nuovo il maestro, lo salutò togliendosi il berrettino, ma il maestro rispose: Lazzarone, io mi interesso di te, ma ti accuso dall'arciprete, Don Salvatore Pannullo allora. Padre Pio, quando raccontava proprio questo episodio, diceva: questo fu per me una nuova ferita, poiché l'arciprete mi voleva tanto bene, mi portava a passeggiare sempre con sé. Allora la sera va alle funzioni, gli toccava il turibolo, ma l'arciprete gli dice: tu, Francesco, non prendere il turibolo. E continua ancora nel racconto Padre Pio, e io mi tiro in disparte. I compagni mi dicevano: tocca a te, perché non prendi il turibolo? E io, l'arciprete non vuole. Dopo la funzione vado in sacrestia con gli altri. Allora l'arciprete mi dice: Lazzarone, queste cose non si fanno. E poi ti vuoi far monaco, tu, ti vuoi far monaco. E mi dette vari scapaccioni. Intervenne un sacerdote, racconta Padre Pio: arciprete, lascialo fare, che è un buono figliolo, non è un lazzarone. E raccontò quello che aveva saputo dal maestro. Io protestavo che non era vero, e allora l'arciprete dà incarico di una piccola inchiesta proprio a questo sacerdote. Ti domanderai qual è stato il responso di questa inchiesta. Scoperto l'autore dell'anonima lettera, l'arciprete Don Salvatore Pannullo, per riparare all'ingiustizia, e quindi a questo ingiusto provvedimento, chiama immediatamente il chierichetto. Francisco Bello, ti avevamo punito per questo e questo, ma ora, visto che sei innocente, riprenderai subito il servizio di chiesa come prima e in premio poi della tua docilità e della tua innocenza ti facciamo le carte gratis e così potrai essere contento e andare liberamente tra i cappuccini di Morcone. Anche il maestro Angelo Caccavo si scusò con Francesco e in cambio, proprio il 6 gennaio, lo accompagnò personalmente a Morcone. Dopo molti anni, quando Padre Pio raccontava questo episodio, diceva:
Povero maestro Angelo Caccavo, come gli è dispiaciuto poi, male busse, però nessuno me li ha levati. Alcuni presenti gli chiesero: ma padre spirituale, non hai avuto rancore verso l'autore di questa calunnia e di tante altre? Padre Pio, mai mi è passato per il pensiero l'idea della vendetta, mai. Ho pregato sempre per essi e prego ancora. Semmai qualche volta ho detto al Signore: Signore, se per convertirli c'è bisogno di una sferzata, dalla pure, ma purché si salvino.